Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi». Parola di Dio. Chi è il più grande? È la domanda che ancora una volta sorge tra discepoli ancora lontani dalla comprensione profonda del messaggio di Gesù, tanto da suscitare il suo intervento paziente e, annota l'Evangelista Luca, conoscendo il pensiero del loro cuore. Essere primi, emergere a tutti i costi per poi dominare gli altri, sia a livello personale che a livello comunitario, è la grande insidia, quella di sempre, quella delle origini, quella che porta al peccato di superbia, che porta sempre e comunque a voler occupare il primo posto, magari anche quello di Dio. I discepoli resistono ancora, noi resistiamo alla logica rivelata da Gesù, ovvero il mistero della vera grandezza, che è quello del Figlio di Dio che si è fatto più piccolo di tutti. Gesù cosa fa? Spiega ancora una volta la reale e vera gerarchia nella comunità dei discepoli. Il più grande corrisponde al più piccolo. Da dove prende forma questa verità? Dal fatto che il più piccolo fra tutti è proprio Lui, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. E allora ecco l'immagine più efficace, quella del bambino da accogliere nel suo nome. E accogliendo il più piccolo, l'indifeso, il povero, l'emarginato, il disperato, il malato, lo sfiduciato, il solo e l'abbandonato. È in tutte queste situazioni che si accoglie Dio stesso, che si è fatto piccolo proprio per accogliere tutti. Non è dunque quel più di grandezza, secondo la logica dell'autoaffermazione, del potere, a volte anche quando si parla di comunità, tuttavia si rischia di rimanere centrati su se stessi e non sul Signore e sulla sua parola. Dicevo, non è dunque tutto questo, quanto piuttosto l'atteggiamento umile e fedele che porta alla salvezza. Gesù invita dunque ad una conversione, ad un cambio di mentalità e di prospettiva, che non valuta e giudica secondo criteri di privilegio, di utilità, di autoaffermazione e di superiorità, ma secondo criteri di umiltà, di gratuità, di amore, dell'amore più grande.